Ali Auri uguale Back to School. Hey là, buongiorno, buonasera, benvenuti e benvenuti nel nostro canale. Io sono Ali. E io sono Auri. E siete su Ali Auri Channel, con l'attesissimo video dedicato al Hall Back to School di Giusta Kiri. Infatti qua abbiamo due mega sacchetti, cioè sono più grandi della nostra faccia, perché siamo andate a fare shopping a negozio chiuso nell'office store di Giustacchini. Store a Verona, abbiamo fatto veramente più che shopping da anni. E noi amiamo il periodo back to school, anche se sì lo so siamo inizio agosto, ma il back to school c'è sempre. Ma poi comunque, cioè, visto che bisogna iniziare la scuola, almeno iniziamo con stile, con esatto, i prodotti giusti. Poi si chiama back to school, ossia prepariamo già il ritorno a scuola, cioè non è che ci si prepara un giorno prima. Ecco, abbiamo preso talmente tante cose che direi che è meglio subito iniziare, ma vi rimandiamo anche al video che abbiamo fatto a negozio chiuso mentre abbiamo fatto danni tra le corsie. Esatto. In ogni caso vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri altri social, Instagram e TikTok, aliauri.channel, perché vi annunceremo a breve il periodo back to school. Ma direi di dare inizio alle danze. Per farvi vedere i danni che abbiamo fatto, questi sono i nostri due scontrini. Abbiamo esagerato? Ovviamente sì, sì. Era necessario? Anche. Assolutamente. Io ho speso in totale 122,50 euro. Io quest'anno per la prima volta in vita mia sono stata più brava e ho speso solamente 103 euro. Ne valgono ogni centesimo i prodotti che abbiamo preso. Abbiamo diviso il video in categorie per evitare di fare confusione. Direi iniziare subito con le penne con le quali scriviamo. Ossia quelle blu, nere, rosse. Cioè rosse sono l'Aurora, perché chi è che usa più la penna rossa? Io la penna rossa la uso dalla prima elementare e la continuerò ad utilizzare. Solo tu, Auri. No, oh. Fateci sapere se anche voi usate ancora la penna rossa. Vi prego, no. Vi prego, sì. Abbiamo preso tante di quelle penne che probabilmente finiremo di utilizzarle nel 2040. Ma queste sono tutte le penne che abbiamo preso. Io le ho prese esclusivamente blu. Mi hai superato? Sì, hai ragione, perché io adesso ho iniziato un po' a scoprire il mondo delle penne nere. E per questa cosa verrai tagliata fuori dal canale. Fanno ordine le penne nere. No. Allora, direi di iniziare da queste due che ho preso solo io. E sono due penne della Stabilo Point Ball. A me non piacciono per niente, le sono le sue preferite. Ma a me piacciono perché non sono penne a gel, però per scrivere magari a matematica sono utili e sono cicciottose. Però è bello impugnarle. Sono 0.5, Lauri va dal 0.7 in su, altrimenti non scrive. Non esiste. Poi abbiamo preso una scorta di Bic che probabilmente vi finirà domani. Sono le Bic Crystal Soft. Perché Crystal Soft? Perché hanno la punta leggermente più cicciottosa rispetto alle Bic, quelle con il corpo trasparente. Perfette per scrivere secondo noi. Io durante la sessione consumo almeno due o tre. E io ne ho prese tre blu e una nera. Io solamente blu. L'avrei voluta prendere anche argentata, ma argentata aveva l'inchiostro nero. Se avete visto il video, esatto, potete capire la mia indignazione. Invece quella con l'inchiostro blu era oro. Cioè Lauri che prende oro che non è in palette, che assolutamente no, infatti è rimasta lì. Poi abbiamo preso delle pentere Energel, perché possiamo dirlo, sono alcune delle penne migliori per te. Io ne ho prese due colorazione blu 0.7. ma perché le hai voluto prendere nere? Non si sa mai, Auri. No, Ali. Sì, a me piace, oh. Magari non per scrivere, scrivere magari per fare i contorni dei titoli, i sottotitoli, il corpo, il centrale. Corpo centrale. Però noi abbiamo fatto anche un sondaggio su IG e comunque ho vinto la penna blu. Non sa da per fare. Per fortuna siete proprio i miei followers. Io invece ho preso, se avete visto anche il video, c'è stata una lotta per questa penna perché era l'ultimo. Questa è la mia penna preferita, la Pentel Energel. Il blu è scuretto. Questa penna 0.7 è la mia vita. Sì, la differenza è che questa qui è la Metal Tip, questa qui invece è la Liquid Gel Ink normale. E questa è molto più bella, purtroppo. Ma Lauri si è presa l'ultima che c'era disponibile. Sono stata felicissima perché io le ho finite tutte le mie. Poi io ho preso tre penne che sono le Pilot G2 0.7, che sono, diciamo, le rivali della Pentel Energel. E queste qui le ho prese essenzialmente perché c'era la colorazione blu nera, che per me è proprio il connubio perfetto, sì, tra blu e nero. La colorazione viene ancora tollerata. Sì, la utilizzo sempre per fisica perché è un bel colore soft, però comunque non è nero nero nero. Quindi ne ho prese tre, perché tre? Perché non si sa mai. Perché non c'è due senza tre. Poi io ho ripreso il mio modello di penne preferite parte 2, che sono queste della Schneider, perché noi adoriamo la Schneider. Non so come si dica sinceramente. Cioè, in realtà tra la Stabilo e la Schneider c'è
quasi una parità. Non sì. vorrei essere cattiva, ma sì. Io ho preso queste due penne. Anche io ne ho presa una perché. Ah, mi hai copiato, Ale. No, non ti ho copiato, ma siccome hai detto belle, 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 ho detto, caspita, proviamole allora. Allora, si chiama One Business perché io sono una businesswoman ed è della Schneider, colorazione blu, punta 0.6. Arrivano super scuro, trapassano i fogli, quindi avete le foglie super spessi. Ma questo non me l'avevi detto. Vabbè, ma io ho innamorata, anche questa l'ho finita durante la sessione. Il mio cuore si è distrutto quando non scriveva più. Io l'ho presa blu. E io l'ho presa sia blu che anche rossa, perché ragazzi, io finisco le penne rosse, ne ho finite due quest'anno. Non mi era mai successo in vita mia. Le mie preferite così, tipo alle auri. Esatto, penne della Schneider. Io invece ne ho prese altre due della Schneider, che queste qui non sono gel, ma le ho utilizzate anche negli anni scorsi. Questa è la Slider Rave XB e ha la punta che esce così. Questa qui l'ho presa blu e la cosa bella è che è tipo ha la punta cicciottosa. È fantastica. Cicciottosissima. Questa invece è praticamente uguale, solamente che è la Slider Memo XB, che ha il tappo che esce così e poi ha sempre la punta iper cicciottosa. Però onestamente io preferisco quelle con la clip, perché il tappo rischi di perderlo. Infatti questa costava di più di questa. E poi abbiamo preso altre due penne che io non ho mai provato onestamente, io quindi sì, sono super ovvio. Curiosa. E sono della Bic. Questa qui è la Bic Gel Osity. È bellissima, ha un corpo tutto di gomma, quindi è super comoda per scrivere. Sì, sì, è davvero una bella impugnatura e poi è una bella penna gel blu. Sono super curiosa di provarla. E anche questa ovviamente 0.7. E io l'ho presa anche nera. Non puoi deludermi. Ma non voglio deluderti, la voglio solamente provare. Io ho trovato la penna più cicciottosa della mia esistenza. Punta 1.6. La Pilot Rex Grip 1.6 è gigante. Cioè io non so come possa esistere una penna così. Esageri. Quando ho letto la misura ho detto vabbè, mia si prende a priori. Io invece ho preso questa qui che è una Papermate Flex Grip Elite 1.4, quindi anche questa qui bella cicciottosa, però non come la 1.6. hai ragione, perché questa penna qui ce l'aveva sempre la mia maestra alle elementari di matematica, e quindi proprio è stato un tuffo nel passato, ho detto caspita, devo prenderla. Sì, quando l'avevi detto no, la mia maestra alle elementari, e ho detto vabbè, perché no. Poi Papermate Mate mi ricorda troppo matematica, quindi va benissimo così. Poi tra l'altro fateci sapere se anche voi utilizzate diverse penne per diverse materie, perché certo, per noi assolutamente sì. Beh, direi che questa volta con le penne rosse, blu, nere abbiamo particolarmente esagerato. Auri molto di più, Alice, sì. Guarda, Lauri non ha preso neanche una matita, io ne ho prese ben tre, quindi qua possiamo capire che la penna rossa non è stata così male alla fine. Perché? Perché tu hai preso le matite da prima elementare, ho preso la penna rossa da prima elementare. Ma non è una matita da prima elementare, perché dici beh scusatemi cose? Perché questa, ma dai, è bellissima, è della Stabilo, è una Easy Graph, l'ho presa essenzialmente perché era lilla e c'è pure scritto mano right. Fanno proprio tutte le cose per persone che utilizzano la mano destra, persone che utilizzano la mano sinistra. H mancini. È una cosa super mega bella perché c'è proprio inclusività, esatto, nella cancelleria. E poi ho preso queste due della Pilot Super Grip 0.7, perché anche le matite hanno 0.7, sì, giganti. E sono due matite così meccaniche con il gommino dietro. Ma si rompono sempre le matite meccaniche. Per questo ne ho prese due. Poi io ho preso tre indelebili. Ma Ali, hai veramente esagerato, io ne ho presi due. Abbiamo preso due della Tratto Marker. Ovviamente abbiamo scelto quello con la punta più costosa. Esatto. Perché ci piaceva di più, perché la punta non ha scalpello, ma quell'altra tipo pennarello. Esatto. Vi giuro, questo odore. Poi è droga. L'indelebile magari non serve, però quando ti serve non ce non l'hai, ce l'hai è la fine. È la fine. Quindi mi ha detto, prendiamone due che ci servono per tutto l'anno, almeno ce l'abbiamo. Ne ho preso uno perché mi sono contenuta. Vabbè, uno lo darò alla mamma. E poi ne ho preso un altro della Stadler che si chiama Permanent Lumo Color. C'è una alla punta così, uguale a quell'altro, sì, simile, e l'altra invece alla punta più sottile. Poi ho preso un altro indelebile colorato, color tipo, non lo so, anguria. Non è anguria, è rosso. Boh, a me piace dire colore anguria, mi piace la frutta. La marca si chiama Winsor & Newton, di questo colore con la punta sottilissimo. Il colore è magenta, quindi si lalli, aveva ragione. E dall'altra parte la punta invece a scalpello, che ho capito adesso che ci costano due punte. Ah, oui. Pensavo avesse la punta sottile, basta. Meglio tardi che mai. Color magenta, bellissimo color magenta. Quindi non è color anguria. Io invece, grazie a un sondaggio che abbiamo fatto su Instagram, ho scelto di prendere una Tombow. Perché ce ne mancavano le Tombow. Certo. Colorazione 533 ed è una sorta di indaco. Di qua ha la punta da brush pen e qua invece la punta pennarello. E devo dire che hanno aumentato il prezzo delle Tombow. Adesso ci addentriamo nel
colore, perché ragazzi, per studiare serve un po' di colore, altrimenti gli schemi sono molto monotoni. Senza il color code non si va da nessunissimissimissimissima parte. E la cosa principale sono ovviamente gli evidenziatori, che noi sappiamo avere un'ossessione. Ne avevamo bisogno? No. In realtà sì, ma non di tutti i colori che abbiamo preso. Allora, io inizio da quelli piccolini che ha preso anche l'Ali, che sono gli Swing Cool, che sono perfetti da mettere all'astuccio perché sono piccolini. Hanno un po' una reputazione negativa questi evidenziatori, però a noi piacciono. Perché dicono che la punta si distrugge, non è mai successo onestamente, esatto. Quindi continuiamo a comprarli. Esatto, io li ho presi di queste due colorazioni, una è diciamo il giallo pastello ma quello scuro e l'altro è il lilla. Io invece ho preso color anguria per rimanere in tema e il giallo pastello che io per la sessione estiva ho finito, non ho più gialli pastello. Li ho presi anche in versione grande per tenerli a casa, ci stanno, e non ho preso sempre quello giallo pastello che è il mio evidenziatore preferito della vita, storia. Ce l'avevi, si sposerà con questo evidenziatore probabilmente. Sì, che è classico, non ha alcun disegnino. Invece questi due, che sono di una collezione particolare che però non so il nome, sono il giallo pastello ma più scuro, esatto, giallo questo qui. Esattamente, e l'indaco, perché dovete sapere che io per gli schermi utilizzo sempre due colori, uno un po' più soft e l'altro un po' più strong per le parole importanti. Poi altri pennarellini, perché ne siamo ossessionate, sempre della Stabilo, perché abbiamo probabilmente distrutto lo stand della Stabilo da giusta chi. Sono quelli Point Max. Queste tre colorazioni secondo me sono nuove perché non le ho mai viste. No, neanch'io. Io l'ho preso questo violetto. Purple. Va bene, grazie Auri. Color uva. Comunque sarei fantastica dare i nomi ai colori. Io ho preso color petrolio o verde foresta, insomma. Verde foresta, va bene. Fucsia. Questo fucsia, appunto. Ci starebbero anche belli insieme. Sì, vero. Secondo me hanno del potenziale fantastico. Sì, una bella accoppiata. E poi altre penne che noi utilizziamo fin dalle elementari. I tratto pen. Io in realtà, cioè, non è che li utilizzi molto spesso, però comunque questa colorazione mi ha proprio attirata. Anche a me queste due, perché ragazzi sono in palette. Ripetiamo tutti insieme. Sono in palette. Anche la mia. Io l'ho presa di questa colorazione lilla, perché raga, non si è capito che lilla è il mio colore preferito, vero? No, infatti no? Solo l'ho capito. E i tratto penna hanno questa punta un po' strana. Quelle l'ho sbocciato. Mi piace. Io invece li ho presi di due colorazioni diversi. Verde smeraldo. Ma non è smeraldo. Secondo me è verde scuro. No, è verde smeraldo. Perché è proprio brillante come lo smeraldo. E poi viola. Questo è viola. Cioè, questo è proprio il classico viola. Hanno del potenziale. Si completano fantastico. Come me e te. Chi è però il viola? Chi è però il verde smeraldo? Io sono il viola. Il verde smeraldo. Oh, siamo d'accordo per una volta. Poi, inspiegabilmente, ho preso solamente io le penne colorate. Io non le uso particolarmente. Io no, mi piacciono tanto, quindi le ho prese di tantissimi modelli. Allora, le mie preferite, le ho perso tutte, sono le Bic Crystal 1.6. Cioè, un attimo di silenzio. Sono bellissime. Okay, sono stupende. Di tre colorazioni: azzurro, viola e rosa. Quella rosa avevo anche l'anno scorso, che è andata persa. Fantastica, per fare le colorazioni schemi accese, sì, poi che rimangono super cicciottose le punte. Esatto. Quindi scrivono da Dio. Poi una penna della Stabilo, una Point 880.4, quelle classiche. L'unica punta sottile che tollero è questa. Anche questa colorazione l'ho sempre utilizzata, l'anno scorso l'ho terminata. Il rosino non è in palette questo, ma va bene perché scrive troppo bene, non importa. Poi altre due penne della Schneider, questa ce l'ho identica, devo ammettere, era una delle mie preferite, bello, un colore acceso. Poi questo invece è nuovo ed è lilla. Ce l'ho io questa ce l'avevo, l'avevo presa l'anno scorso. Ah, ce l'avevi? Scorso. Allora non so perché non l'avessi notata l'anno scorso. Beh, molto bella comunque. Bellissima, e queste hanno anche qua una punta super cicciottosa. E non sono a gel. Poi ho preso anche queste colorate. Sì, Ellie, io ho un problema con queste penne, sono sempre le Pentel Energel, di una rosina che in realtà ho già, però con la punta molto sottile non mi piace, quindi l'ho presa a punta più cicciottosa. E poi ho preso l'azzurra. Bella l'azzurra, secondo me scrive di un azzurro proprio bello intenso. Bello. No, cioè, vabbè, cioè è così intenso pure sulla pelle. E infine una argentata, perché non l'avevo visto, l'avessi presa. Sì, la mia ha stuzzicato, guarda questa penna in palette, ho detto mia. È la Pilot G2. Perché io utilizzo un sacco l'argento in realtà anche negli schemi. Categoria altro, perché sì raga, abbiamo preso anche altre cose utili, diciamo sì. Così. Iniziamo dal temperino. E nel temperino è utile perché quando ti serve non ce l'hai mai. Poi una volta io ho provato ad andare al cestino per temperare la matita durante la lezione. La prof tipo mi ha guardato tipo no, non puoi. Siccome a me serviva il temperino grande per la matita che ho preso della Stabilo,
ho dovuto prendere un tempierino un po' più grande ed è della Arda. Ho preso rosa, questo qui con due punti è molto easy. Io invece l'ho preso super mini della Stabilo, perché a me non serve la punta grande. Carino, carino, sembra tipo un cestino, è troppo. Sì, ho preso questa rosa. Exam grade, perfetto per l'università. Hai ragione, Auri. E poi abbiamo fatto una bella scorta di cancelline. Abbiamo guardato prezzo, misura, larghezza. Esatto, promo pack. Perché tanto le consumiamo come se piovesse. Abbiamo preso queste qui della Lebet. Tra l'altro, fateci sapere voi come le chiamate, perché da noi sono cancelline. Palese, cancelline. No, non sbianchetti né bianchetti. Bianchetti, no. Cancelline. No. E noi le preferiamo a rullo, perché quelle liquide. E questa in realtà. Io l'ho sempre utilizzato. E poi post-it, come se piovessero. Ma hai trovato anche quei trasparenti? Sì. Oh, perché non me l'hai detto? Pensavo avessi sentito. No, non l'ho sentito. Allora, io ho preso questi qui, che è un mini cubo post-it, 5 colorazioni, molto molto carine, accese, ci sta. Questa misura non l'avevo mai provata. E sono tanti post-it. Saranno utili probabilmente. 400 foglietti. O comunque i post-it sono stracari. Cioè, ecco perché sono andato over budget. No, davvero. Comunque, belli, sono una misura differente da quelli di Ali Auri, che hanno invece la misurazione standard. Io ho preso questi perché volevo una colorazione albicocca. E non è in palette, è la mia palette. No, non è neanche tua palette. Sì. No, a me piacciono questa colorazione, che è proprio albicocca. Colorati così, sono della post-it. Sono 100 foglietti. Esatto, questi. E questi 100, quindi in totale 200. Ma che non è un'opinione. E poi, sempre della marca post-it, io ho preso questi qui. Ci sono anche Ali Auri di carta, però leggendo i libri per la scuola, almeno così riesco a differenziare tipo quello giallo per dire i personaggi, quello blu per dire le opinioni. E poi ho preso questi qui, che sono i post-it trasparenti. Questi sono la svolta. Potreste dire, ma cosa ve ne fate dei post-it trasparenti? Sono intelligentissimi, perché voi potete scrivere cerchiando magari sui libri. Bellissimo, fantastico. Questi qui sono sempre della Lebex. E c'era sia trasparente, ma anche trasparente fucsia, trasparente verde. Ma perché non me? Io non l'ho proprio visti. La prossima volta li prenderai. Io ho preso dei pacchi di fogli protocollo, perché mi ritrovo senza fogli protocollo dover chiedergli a destra manca. Oppure staccarli dai quaderni vecchi, che fastidio. I professori non sopportano. Ne ho presi 3 pacchi a righe per fare tutti i temi che faremo a scuola. E poi 3 a quadretti da 5 mm per le verifiche di matematica e fisica. Ma sai che non ti invidio proprio per niente. Auri, dai. Diciamo che sarà un anno impegnativo per tutti e due, quindi insomma. Esatto, per Claudia la laurea, io la maturità. E vai, bello fare figlia 3 anni di distanza. Prima di passare col pezzo forte, io ho preso un rotolo per poter colibrinare i libri. È il nostro video must have nel periodo back to school. Esatto. Abbiamo anche un po' giocato con come se fosse lo spade laser. E ovviamente, come se non bastasse, c'era un orsetto gigante con tutti i pacchetti di caramelle. Che fai, non li prendi? Assolutamente no. Ha preso le angurie, che sono le sue preferite, e le rotelle, che sono le sue seconde preferite. Non ho proprio pensato a nessuno quando le ho. Quindi quando me le mangerò da sola in pace. Va bene, Auri, no, grazie. Comunque questo è proprio un problema con la frutta in generale. E poi qui arriva il pezzo forte, perché abbiamo preso l'agenda della Moleskine. Perché non abbiamo preso l'agenda di Ali Auri? Perché quest'anno ci sono stati vari problemi. Abbiamo preso uguale, ovviamente sì. Bellissima, stupenda. È la Moleskine Legendary Notebooks. Ed è l'agenda che va da luglio 2023 a giugno 2024. È gigantesca. Certo, non è comoda, ma noi abbiamo pensato a un piano per renderla comoda. Cioè, la terremo semplicemente sulla nostra scrivania, non la porteremo in giro, e poi prenderemo un'agenda invece da portarci in giro, perché è letteralmente gigantesca. Certo. Però bellissima. Qui avevo gli anelli di sughero, però sono rinforzati. E dentro è come una Moleskine normale. È settimanale, e poi ad esempio all'inizio di ogni mese c'è il mese colorato scritto una sorta di lettering. Poi c'è il habit tracker, e poi c'è ad esempio il calendario, visione mensile di tutto il mese. Questa è tantissima roba. E invece a fine mese ci sono delle pagine super carine dedicate ad esempio a di che cosa sono stata più fiera, qual è stata la cosa migliore che mi è accaduta e come posso crescere il prossimo mese. Quindi sicuramente ti sprona a fare sempre del tuo meglio. Ma poi esatto. È proprio fatta bene. Con l'unica cosa, speriamo che non si stacchino le pagine. Esatto. Visto che è ad anelli. E alla fine ci sono anche degli adesivi. Poi il colore, il pet, è bellissimo. Tutto dei decorati, nei minimi dettagli. Che vada fino a giugno 2024, avendo una maturità che finisce a luglio. Poteva andare almeno fino a luglio. Vabbè, comunque. Comunque si chiama proprio Weekly and Monthly Student Life Planner. E dietro c'è proprio scritto I was an Ambond. È ricavata da qualcosa della mandorla, evidentemente fatto con materiale riciclato. Però c'erano un sacco di agende anche fatte con materiale riciclato, una cosa super mega bella. Ecco, l'unica cosa brutta è che non si può decorare, perché ha la copertina fatta così di carta di mandorla, mi pare, o comunque di qualcosa che non però si può. Però onestamente decorare. A me non c'è l'agenda, piace decorarla fino a certo, magari ci metterò qualche adesivo, ma scriverci sopra. Mai. No. Abbiamo terminato di mostrarvi tutto il nostro mega shopping, e sì, adesso potete capire perché il nostro scontrino era così chilometricamente lungo. Però abbiamo preso delle cose super mega belle. Pensate. Utili. Pensate. Vi lasciamo con l'outro del video.
Il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Ditemi che anche voi adorate il Back to School, vi prego. Cioè, noi siamo letteralmente ossessionate. Noi vi diamo appuntamento con il prossimo video. In questo video non saluteremo nessuno perché è un video un po' speciale. E non vi preoccupate perché il Back to School è solo appena iniziato. The best is yet to come.